Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile episodio di I Sabati con Red. Di cosa si parla oggi? Un argomento abbastanza richiesto, me l'avete in effetti chiesto per tanto tempo in tanti, i tattici. Che tattico devo comprare? Qual è quello migliore? In che categorie si dividono? Eccetera, eccetera, eccetera. Io per semplicità vi parlerò di tre tipi di tattici, partendo da uno molto economico, uno intermedio che consiglio principalmente a tutti e poi le cose più costose, le cose più fiche, quelle che fanno bagnare i vostri portafogli. Perché non c'è la carta dentro che assorbe l'acqua. Detto ciò, sigla che poi partiamo. Prima di partire con il clou del video, vi voglio far vedere queste bellissime grucce della FMA, che sta per Full Metal Alchemist. In poche parole sono delle grucce molto molto fighe perché oltre ad essere estremamente resistenti, come potete ben vedere, vi permettono, se avete un posto dove attaccarle che è abbastanza resistente, di fare le trazioni, perché hanno queste pratiche maniglie e quindi potete fare vari tipi di esercizi e trazioni, e sono semplicemente fighe e carine, soprattutto perché sono abbastanza larghe per tenere il tattico in posizione. Così, volevo condividere questa cosa con voi. A differenza del solito, partiremo parlando del top di gamma, quindi quello che noi personalmente consigliamo, se ve lo potete permettere, per partire davvero a giocare con il botto. Poi ci muoveremo sulla fascia più economica e infine vi dirò qual è la scelta che noi personalmente faremmo se dovessimo cominciare a giocare a soft air domani. Quello che noi consigliamo infatti come fascia più alta, come top della gamma, sono, sorpresa sorpresa, i prodotti Templar Gear. Questo in particolare è il modello TPC, è veramente ultra mega light, infatti light armor, ha molte delle caratteristiche dell'altro che avevamo recensito. Se siete interessati vi lascio una schedina qua sopra. Non ha gli sganci rapidi, ma è veramente molto comodo ed è, ripeto, di una leggerezza incredibile. Noi consigliamo in particolare questo sia per la qualità dei materiali, che nuovamente si fanno sentire essendo questo un prodotto Templar Gear, sia per la comodità d'utilizzo, in quanto sono veramente molto comodi, anche perché vengono utilizzati da persone che li usano con dentro delle piastre balistiche vere, per così dire, e soprattutto per l'adattabilità che ha con l'operatore. Infatti potete andarla a regolare in maniera semplice e far sì che si adatti al vostro corpo in maniera perfetta. Faccio un piccolo disclaimer prima di andare avanti. Visto che tutte le volte che parliamo di tattici da soft air, di scarponi, di vestiario, c'è qualche fanboy di qualche compagnia particolare che mi viene a insultare nei commenti, a sto giro metto le mani avanti. Noi consigliamo questo come top di gamma per un semplice motivo: il suo rapporto qualità prezzo. Fine. Offre delle caratteristiche ottime per un prezzo ottimo. Inoltre noi stiamo parlando esclusivamente del mondo del soft air. Questo sì è un tattico vero, sì ci potete mettere delle piastre balistiche vere, sì lo utilizzano nella realtà, ma noi ne stiamo parlando esclusivamente sotto il punto di vista da soft air. Se voi vi fate sparare in giardino da il nonno per vedere se il tattico regge, quelli sono affari vostri. Sai che bello, vai da tuo nonno e gli dici: nonno, qui in mezzo che devo vedere se reggono le piastre. Al cuore, Ramon! Tornando al video, questo, come già detto, è il top di gamma, semplicemente perché Templar Gear costa abbastanza, ma offre veramente delle caratteristiche superiori da tutti i punti di vista, anche perché una caratteristica oltre, che va oltre, diciamo, ai materiali e la comodità, è la resistenza, ovvero quanto il tattico va a deteriorarsi e degradarsi nel tempo. Perché sì, noi non ci spariamo addosso con dei proiettili veri, ma ci strattoniamo per terra, ci tiriamo il fucile addosso, il fucile è metallo, la maggior parte della roba che utilizziamo è abbastanza dura e va a rovinare il tattico, e se questo non è fatto con dei materiali ottimi, questo appunto si va a sfaldare nel tempo. Vi devo dire che non si sfalda nel tempo? Sì, ve lo devo dire, ma è ovvio, questi sono materiali ottimi, sono estremamente comodi sia per l'operatore che come resistenza, e in generale il design, quindi come è stato tagliato e come si adatta al corpo di una persona normale, come si può andare a regolare, è eccelso. Parlato quindi del top di gamma, che vi linko soprattutto in descrizione, se volete poi una recensione più dettagliata fatemelo sapere, vale per tutti i prodotti di cui parlo oggi, visto che vado abbastanza velocemente, fatemelo sapere nei commenti. Parlato di Templar, adesso invece parliamo di un prodotto ben più economico, che offre sostanzialmente le stesse caratteristiche ma completamente invertite, ovvero Hatefield. Disclaimer, vi cito anche qui la Hatefield, ma ci sono tante altre compagnie che fanno prodotti abbastanza economici per iniziare, vedi Emerson, di cui io sono effettivamente il possessore di un tattico, quindi c'è anche quello. Io vi cito la Hatefield perché questo è quello che ci sentiamo di consigliare.
Perché parliamo di Eiffel? Parliamo di Eiffel perché più o meno tutti quelli che si sono avvicinati al mondo del software sono passati con dei prodotti Eiffel, perché sono sì di qualità più bassa rispetto a marche che costano di più, però hanno un prezzo inferiore, soprattutto quando dovete andare a comprare delle tasche. Infatti Eiffel per esempio è molto comprata per prendere tasche, utility, tutte quelle robine che andate a mettere sul tattico, e soprattutto se siete all'inizio volete cercare di evitare di spendere un patrimonio come ho fatto io. Ovviamente però con un prezzo più basso ci sono delle features che non possiamo avere, perché sarebbe bellissimo comprare un tattico al prezzo di un Eiffel però portarsi a casa la qualità dei prodotti Templar Gear. Però non di boh. Quindi qual è la differenza sostanziale tra questo e il prodotto Templar? Beh, semplicemente che questo prodotto qui è più scomodo e i materiali sono di più bassa qualità e le regolazioni sono un po' un palo nel culo e pesa parecchio. Cioè sostanzialmente se Templar era iper ultra comodo, questo è abbastanza scomodo a lungo andare. Partiamo parlando del peso. Questo tattico, che è vuoto come potete vedere perché non ci sono state messe dentro le piastre, neanche quelle finte, pesa quasi il doppio rispetto al Templar Gear che avevo in mano prima. In realtà un pochino più del doppio, quasi il triplo, però vabbè, va bene lo stesso. Il vero problema che io riscontro sono prima di tutto i materiali e secondo la qualità di come vi sta addosso, non tanto di come fatto. Questo perché? Perché i tattici che costano di più sono stati creati con in testa essere comodi per l'operatore che li deve andare a utilizzare, ed è una feature molto importante, quasi più dei materiali, perché avere un tattico comodo ci permette di giocare bene. Se abbiamo un tattico scomodo che non ci permette di respirare, che ci fascia intorno al collo, disturba e non ci permette di concentrarci e soprattutto non ci permette di giocare al 100%. È come stare giocando a COD con il controller e avere uno che vi infila un dito nell'orecchio. Non è piacevole. Chiaro è che ha anche una serie di vantaggi, perché sì, è scomodo, sì, lo si regola a fatica, ma anche dei vantaggi. Primo tra tutti, normalmente con i tattici più economici vi vengono già fornite le tasche, come in questo caso. Troviamo un admin pouch qui sopra, una porta caricatori tripli e soprattutto una utility qui dietro. Quindi se negli altri generalmente troviamo il tattico spoglio, siamo noi che dobbiamo andare a comprarci le tasche, in questo caso con un prezzo abbastanza irrisorio ci compriamo il tattico che è già fatto, già preparato, e siamo pronti a giocare. Quindi è un'ottima scelta se vogliamo cominciare, ma non la migliore, dopo vi spiego perché. Sinceramente sono stato possessore di qualcosa come 7-8 di questi tattici, ne è la prova la mia stanza delle armi, e una volta che vi stufate, perché arriverete a stufarvi, soprattutto se giocate per un po' di tempo consecutivamente, questi affari diventano insopportabili, scomodi, pesanti, d'estate ci sudate, d'inverno avete freddo, anche proprio come comodità di estrazione delle cose, di utilizzo, sono abbastanza impratici, anche perché ci sono i QRB che costano veramente poco e voi andate in giro con un tattico che va tirato con le fettuccine. Adesso però che abbiamo sostanzialmente analizzato il top e il bottom, quindi la parte più in basso delle categorie, ci sono quelli di voi che mi dicono: ok, ma se non voglio spendere una fucilata per un tattico Templar e non voglio neanche portarmi a casa una ciofeca della Eiffel, cosa vado a prendere? Esattamente, un QRB della Invader Gear, o in generale dei prodotti Invader Gear. Come sapete bene, io sono un grandissimo fan Invader, soprattutto per quanto riguarda i tattici QRB, quindi questi plate carrier abbastanza leggerini con gli sganci rapidi. Stavo cercando di trovare il cordino, ma è finito qua dietro. Quindi questo genere di tattici qua, per svariati motivi, partendo da quelli più semplici, poi ci muoviamo su quelli più complicati appena avrò finito di chiudere questa tasca. Partiamo analizzando i pregi dell'Invader per poi parlare dei difetti che ha. Primo pregio della Invader è che è sostanzialmente un Templar Gear molto depotenziato, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda la comodità, sia per quanto riguarda in generale tutto il tattico. Ovvero sì, abbiamo una serie di accortezze che su degli Eiffel o degli Emerson non troviamo. Se vogliamo fare un esempio, visto che sono possessore di un QRB della Emerson e anche di un QRB Invader, gli Invader per lo stesso prezzo, quindi lo stesso rapporto qualità-prezzo, offrono delle accortezze in più. Non saranno sicuramente abissali, ma io le noto e le apprezzo di più. Un'altra accortezza che adoro è la facilità di regolazione del tattico, perché io ci tengo a queste cose, come sapete bene, mi serve che il tattico si possa regolare semplicemente, non posso pensare di aprire il dietro del tattico e star lì a tirare dei fili, dei cavi per far sì che si regoli e poi doverlo ripetere fin quando non trovo la regolazione giusta. Io non lo sopporto. Ecco perché questo tattico è fenomenale per me. Partendo dalla regolazione delle spalline, vi basta andare a sfilare questo gancino, che è un gancino in metallo, e andarlo ad abbassare per andare a regolare
perfettamente la lunghezza delle spalle. Visto che ci sono degli attacchi preimpostati, non c'è il rischio che andiate a regolare una spallina più in basso e una più in alto, quindi siete anche sicuri di andare via pari, per così dire, e lo adoro. Un'altra cosa che adoro è la regolazione delle fasce strap per bloccarselo alla pancia, sostanzialmente all'addome. Un vantaggio sostanziale, tra l'altro, del QRB, oltre a quello che vi sto per dire, è che con la possibilità di aprire questi, una volta che sarete andati a regolare queste fasce laterali, e la regolazione la trovate sostanzialmente qua dietro, vi basta aprire questo pannello strap e andare a regolare le due fasce, non dovrete, come in molti altri tattici, andare a riregolare quanto vi sta aderente il tattico tutte le volte, perché normalmente cosa fate? Aprite questo pannello qua davanti, tirate uno strap da una parte, tirate uno strap dall'altro e quello si blocca. In questo caso non c'è. Una volta che è impostato, la parte che si apre è l'attacco QRB, questo lo andate a chiudere e il tattico vi sta sempre nella stessa maniera, senza bisogno di andare a riregolarlo tutte le volte. Capiamo già la differenza abissale che c'è con l'Eilfield che vi ho fatto vedere prima. Parlando dei difetti invece, primo di tutti, che probabilmente interesserà anche voi, soprattutto se vi state avvicinando a questo mondo, non troviamo tasche in più. Ne troviamo semplicemente due all'interno delle due fasce strap laterali per metterci la radio. Questo in realtà non è un grandissimo problema, perché comprare le tasche vi costa relativamente poco, ci potete mettere delle Eilfield sopra e lo risolvete abbastanza facilmente, anche perché comprare un tattico Eightfield e magari il vostro primo fucile è una K, non ci stanno i caricatori, dovete cambiare la tasca comunque. Ma lasciando stare questa cosa, il vero difetto di questo tattico è che, non essendo un top di gamma per quanto riguarda la comodità e la resistenza dei materiali, siamo lì lì. Io personalmente ho notato che se non si bilanciano molto attentamente i pesi tra la piastra posteriore e la piastra frontale, si ha quel brutto difetto dove il tattico vi pende in questa maniera, quindi siete troppo pesanti sul davanti o sul dietro, nel caso mettiate troppo peso dietro, e che quindi non vi stia comodo lasciando spazio al collo, ma vi vada a pesare o dietro o davanti, impedendovi o di respirare o di stare dritti. Questo non è proprio un problemino trascurabile, per un motivo molto semplice: se giocate tanto come gioco io, a lungo andare, soprattutto se non siete personaggi o persone molto sportive, vi viene a far male la schiena pesantemente, perché nel soft air corriamo, ci abbassiamo, ci inchiniamo, ci tiriamo su, avere i pesi sbilanciati è abbastanza pericoloso a lungo andare. Questo è l'unico sostanziale difetto che trovo a questo tattico. Ovviamente, per concludere la cosa in bellezza e darvi finalmente una risposta, che tattico ci consigli? Ovviamente l'Invader Gear, se dovete cominciare, se siete all'inizio, perché con un centinaio di euro vi portate a casa un tattico ottimo, spendete un pochino di più rispetto a determinati tattici della Eightfield e siete sicuri di portarvi a casa qualcosa che ha un rapporto qualità-prezzo eccetera. Chiaro è che se giocate da tanto, il consiglio è di prendere un tattico che vi duri in eterno, come il Templar Gear, così siete sicuri di avere un prodotto che comunque è ben bilanciato, non vi fa male, siete sicuri, bla 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 bla, non sto a ripetere quello che vi ho già detto. In generale però, se dovete cominciare, questa è la cosa più semplice, più gnocca, più customizzabile e più adatta a voi. Chiaro è che se anche pochi euro fanno la differenza per voi, prendere in considerazione un Eightfield o un Emerson è una possibilità. Non volevo schifare assolutamente queste marche, perché anch'io ho cominciato a giocare a soft air utilizzando quei tipi di brand, e tutti quanti più o meno ci siamo passati e abbiamo avuto per le mani almeno una tasca della Eightfield o della Emerson.